abbiamo appena concluso due commissioni, la settima sul patrimonio e la terza sui servizi sociali. Con la settima commissione abbiamo trattato un tema importantissimo, che è quello delle case di edilizia residenziale pubblica, che sono 5.526 di proprietà del comune e 5.187 di proprietà dell'ATER. Queste vengono date in locazione. Una parte della locazione viene destinata alla manutenzione degli appartamenti, oppure alla gestione degli appartamenti o a un fondo sociale dedicato. E sempre con la settima abbiamo trattato dei 170 immobili di proprietà del Comune di Venezia, che però sono nel Comune di Spinea e dello stato di degrado in cui versano. Con la terza commissione invece abbiamo affrontato una proposta di delibera per la proroga di un accordo per la gestione di funzioni sociali tra i comuni di Marcon, Venezia e Quarto d'Altino. Nella versione precedente c'era anche Cavallino, che invece viene scorporato da questa proroga. Abbiamo inoltre iniziato la trattazione di una proposta di delibera per approvare un nuovo regolamento per gli interventi di sostegno al reddito per le famiglie che si trovano in condizione di marginalità, povertà o vulnerabilità. Questo tema è stato discusso in parte e proseguirà la prossima settimana.